Le nuove tecniche non sarebbero state possibili senza lo sviluppo di strumenti sempre più perfezionati e specializzati. E compaiono gli strumenti di pietra levigata, per lo più accette, il cui ritrovamento ha dato il nome al periodo neolitico. Sono frequenti anche strumenti composti, lame e strumenti geometrici che dovevano essere a gruppi, manici dritti o ricurvi e, fissati con resine o bitume, essere usati come falcetti o seghetti. Per le altre attività quotidiane si usano strumenti in pietra e in osso. Lame, raschiatoi e punteruoli in selce, punteruoli e spatole in osso, macine, pestelli e pesi in pietra vulcanica o calcarea. La raccolta intensificata, le prime tecniche di coltivazione, la manipolazione del latte rendevano disponibili provviste in quantità maggiore rispetto a quella necessaria per la semplice sopravvivenza. Per conservarle e manipolarle non bastavano più i contenitori di legno o di pietra, di vegetali intrecciati o ricavati da zucche, le fiasche di pelle utilizzate fino a quel momento. C'era bisogno di contenitori resistenti, leggeri, impermeabili e che potessero sopportare il contatto con il fuoco. Dopo una lunga sperimentazione, intorno al 6000 a.C. comparvero i primi vasi di terracotta. La ceramica, materiale indistruttibile, grazie alla sua plasmabilità. I primi insediamenti stabili erano inizialmente degli accampamenti di capanne realizzate con pali di legno, frasche e canne. Le pareti erano rinforzate con argilla pressata sull'intelaiatura di legno e seccata al sole. Le capanne a pianta circolare e ovale lasciano il posto a quelle a pianta rettangolare, che possono essere divise al loro interno in più ambienti, così come vi si possono aggiungere molto facilmente altri ambienti anche all'esterno o accostarvi altre abitazioni, risultando quindi più funzionali per una popolazione in espansione. In seguito si sviluppano insediamenti destinati a durare per più di una stagione. Si fa uso della calce per rivestire pavimenti e muri. Compaiono stradine lastricate, mura di terrazzamento, canalizzazioni. Questo raggruppamento di più abitazioni e la presenza di spazi cerimoniali e per la vita collettiva indica che stavano diventando sempre più importanti i gruppi sociali e i nuclei familiari. I ritrovamenti di sepolture multiple sotto i pavimenti delle abitazioni sono un riflesso di questa nuova organizzazione sociale in cui cresce l'importanza del gruppo e della famiglia.